Fino all'8 settembre il lungomare partenopeo di Via Caracciolo si trasforma nella pizzeria all'aperto più grande del mondo. 25.000 metri quadrati, 4.000 posti a sedere, 45 forni a legna ed un obiettivo: superare le 75.000 pizze sfornate nella scorsa edizione. Il programma della Kermesse prevede anche il campionato mondiale del pizzaiolo, giunto alla 12ª edizione, che si disputerà per la prima volta alla Rotonda Diaz nello Stadio della Pizza, con 500 maestri provenienti da 5 continenti. Sul lungomare anche i ragazzi della Pizzeria dell'Impossibile, un progetto di recupero di giovani a rischio. Saranno giorni di festa, di pizza, di socialità, di turismo, anche per stare un po' bene insieme, un bel messaggio. Poi sono tutti operatori napoletani, campani, quindi un bel messaggio della città di Napoli che fa il giro del mondo, quindi è un fatto positivo. È un po' la concezione di sicurezza della città che vogliamo, una città che si può vivere, cui le persone possono serenamente uscire qui come altrove e trovare contesti di serenità in un momento così complicato e così difficile. E con la pizza si crea lavoro e si può creare lavoro soprattutto per i giovani che sono in difficoltà. Siamo convinti che il commercio, l'economia nostrana sono un antidoto importante alla disoccupazione e alla malavita. Ogni giorno fino a domenica dalle 18 alle 24, con un ticket di 10 euro, sarà possibile acquistare la pizza e una bibita, un dolce o un gelato ed un caffè nelle 24 casse, raddoppiate rispetto alla scorsa edizione, posizionate nei vari punti del lungomare. Per tutti, infine, la possibilità di visitare il Museo della Pizza ed intrattenersi con l'animazione e la musica di Radio Kiss Kiss, artisti di strada e laboratori creativi e i mercatini artigianali Cose Belle dal Mondo in collaborazione con Bidonville. Noi facciamo della raccolta differenziata una scelta politica, culturale e strategica, per cui non può mancare una manifestazione popolare come questa, dove decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone vengono, consumano, e noi vogliamo anche abituare a un consumo responsabile e consapevole che si pone anche il problema del dopo e quindi il recupero dei materiali che vengono utilizzati. Lo facciamo con il supporto della SIA, lo facciamo con un premio con la migliore pizza a 4 frazioni, ma noi speriamo soprattutto che i cittadini approfittino anche di questa occasione per darci una mano per migliorare la raccolta differenziata della città.